Allora, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come detto al titolo, oggi vi raccomando di iniziare al meglio FIFA Ultimate Team. La mia squadra non è la migliore perché ho appena iniziato, però secondo me con questo metodo si può, col passare del tempo e con un po' di pazienza, fare una squadra decente e si può competere anche online. Il primo consiglio che vi do è quello di fare le mie divisioni, quindi ovviamente singole, divisione 10, 9, anche i tornei. Perché all'inizio sarà molto facile giocare, si possono fare anche un bel po' di crediti. E ho iniziato a comprare giocatori come ho fatto io, come Gabbiadini, Viviano, che costa subire il rating, quindi sono bastato giocare due partite e supera anche l'80 di over, sono anche orari, quindi sono giocatori abbastanza buoni. Voi che fate? Iniziate ormai a fare una squadra, diciamo, con questi 80, 81, 82, anche 83, perché sono alcuni 83 che costano su 2000 crediti, cioè non ci vuole niente a farli. Poi una volta che avete fatto questa squadra iniziate a fare queste divisioni, questi tornei e pian piano che iniziate a fare i soldi sostituite un giocatore con un altro ancora più forte. E facendo sempre così col passare del tempo si può iniziare a fare, diciamo, una squadra decente e si può anche competere online. Questo ovviamente secondo il mio parere. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e se il video non vi è piaciuto mettete dislike, non fa niente. Ciao e alla prossima. Allora ragazzi, scusate, sono passato sul telefono, ma mi ero dimenticato di l'ultimo consiglio per iniziare al meglio Ultimate Team. Allora, l'ultimo consiglio è quando c'è il catalogo, infatti ci sono, diciamo, molte offerte che, diciamo, sono molto comuni. Infatti se voi volete venire giocatori forti in prestito, addirittura avete più crediti grazie al catalogo durante una partita, o addirittura avete tipo dei contratti che arrivano a 100 partite, quindi in questo modo i vostri giocatori potranno fare più partite e evitare di spendere i soldi dei contatti, quindi spendere più soldi. Spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e alla prossima. Se il video non vi è piaciuto mettete dislike. Ciao e alla prossima.